Ciao ragazzi, oggi ho deciso di portarvi un video molto più particolare del solito. Sapete come io apprezzo il confronto, il dialogo per venire a capo di soluzioni problematiche ed è un messaggio che cerco sempre di trasmettere su YouTube e in particolare una cosa che ho sempre desiderato fare è confrontarmi seriamente su YouTube per quanto riguarda le teorie Pokémon con qualcuno. Ecco, ho avuto l'occasione di conoscere e parlare con il fondatore di Pokémuki, un sito nascente riguardante Pokémon che oltre che tenere il proprio pubblico aggiornato su tutte le news che investono nel mondo Pokémon, dà una particolare attenzione anche all'ambito teorico di Pokémon, andando a fornire delle sue versioni della teoria dei giganti e in generale dell'universo Pokémon. Siccome abbiamo avuto occasione di parlare, come vi dicevo, e ci siamo trovati molto bene nel discutere e nell'andare contro le teorie dell'altro in maniera pacifica, ho pensato potesse essere molto interessante registrare alcune nostre considerazioni e portarle sotto forma di video in una maniera particolare. E dunque eccoci qui con un video interamente incentrato sulle teorie dedicate non solo a Pokémon Spada e Pokémon Scudo, ma in generale per quanto riguarda l'intera creazione e l'intera lore del mondo Pokémon. Io prima di iniziare vi invito a passare dei link in descrizione perché oltre a trovare la playlist con tutte le mie teorie di Spada e Scudo, qualora ve ne siate persa qualcuna e non cogliate alcuni riferimenti che faccio in questo video, trovate anche i link alla sezione di Pokémuki dedicata alle teorie Pokémon, nonché il link al loro sito effettivo. Mi raccomando, passate perché merita davvero tanto ed è una realtà in grande crescita. In ultimo, prima di iniziare, sappiate che questo video avrà un editing molto diverso perché anche per esigenze tecniche ho deciso di rinunciare alla facecam editando tutto da zero senza un'immagine di me e dunque spero che anche in questo caso venga un lavoro ben fatto, anche perché potrà essere un esperimento che avrà delle applicazioni in futuro in vari format. Detto ciò, non vi rubo ulteriore tempo e direi che possiamo iniziare con il video. Ok ragazzi, eccoci con il Lander di Pokémuki, saluta pure così poi iniziamo. Ciao ragazzi, sono il Lander di Pokémuki, vi aspetto a leggere delle teorie per avere un approfondimento. Assolutamente, anche perché il primo punto di cui volevo parlare, ci colleghiamo subito così senza indugi, riguarda proprio un articolo che avete fatto qualche tempo fa riguardo a Giratina e il mondo distorto. Voi avete sostenuto che Giratina fosse una sorta di figlio prediletto di Arceus che sia stato poi esiliato in relazione poi alla figura di Lucifero nella tradizione cristiana, che è una teoria più o meno storica del mondo Pokémon, mentre io ho sostenuto una visione quasi deterministica della nascita di Giratina, cioè l'ente che pur nell'ordine genera caos. Cosa ne pensi un po' di questa cosa? Cioè, volevo discutere un po' di Giratina e trovare un punto d'incontro, vedere se esiste un punto d'incontro, se è possibile trovarlo. Allora, come sappiamo, Arceus nasce da un vuoto completo di caos. Vediamolo come un qualcosa che esisteva prima della nascita, nel mondo che Arceus ha creato. Una volta nato, Arceus crea subito tre suoi figli, praticamente, Dialga, Palkia e Giratina. A Dialga dà i poteri del tempo, a Palkia quelli dello spazio e a Giratina dà il potere completo sul caos, su coloro che hanno creato Arceus. Chi è quindi Giratina? Giratina è il prediletto di Arceus. Il problema di Giratina è che è troppo forte rispetto agli altri due, quindi li sovrasta. E sovrastando loro, sovrasta in parte anche Arceus, infatti. Arceus però sopraffa Giratina, perché lui è più potente appunto di Giratina, e lo rinchiude in una dimensione distorta appunto, nel suo mondo distorto. Un po' come Lucifero che viene rinchiuso nell'inferno fondamentalmente da Dio. Però guarda, ti volevo invece chiedere una cosa, perché io ho ascoltato quello che hai detto e tu hai parlato di Giratina più forte. Invece secondo me non si parla di forza in questo caso, ma di diversità. Ti spiego. Giratina viene descritto da Camilla quasi come l'incarnazione dell'antimateria. Ecco, se noi invece prendiamo i miti di Sinnoh, scopriamo che proprio la materia è creata da spazio e tempo, quindi da Dialga e Palkia, e quindi è veramente più forte, oppure semplicemente si parla banalmente di ordine e caos. Insomma, non so se si può parlare di forza o di debolezza, più di diversità. Secondo me si parla di entrambe. Cioè, appunto, abbiamo detto che la materia è formata dal tempo e dallo spazio. L'antimateria deve essere formata dall'antitempo e dall'antispazio. Cioè, quello che tu stai dicendo, se non erro, è che comunque Giratina, avendo il potere di distorcere spazio e tempo, in un certo senso ha il potere sullo spazio e sul tempo. Esatto. Capito, capito, capito. L'ultima cosa che ti volevo chiedere a riguardo, poi passiamo al prossimo punto, è se tu pensi, perché io ho un'idea ben precisa, che il mondo distorto possa essere l'originario mondo dei giganti, cioè quel caos iniziale. Potrebbe essere il mondo distorto, oppure il mondo distorto è una produzione successiva a tutto ciò? Il mondo distorto è una produzione successiva, è la produzione fatta apposta, è come l'inferno fondamentalmente, non è appunto il paradiso. Se il paradiso è il caos, successivamente viene creato il purgatorio, cioè la terra, e poi successivamente
morte viene creato l'inferno, cioè il mondo distorto. D'accordissimo, perché anch'io sono convinto fermamente che il mondo distorto non c'entri niente, se non nel fatto che sia anch'esso caos, con l'origine del mondo Pokémon. Ti dico anche perché. Perché in una descrizione del Pokédex di Giratina si dice che Giratina guarda il vecchio mondo, ossia quello di Arceus sottointeso, dall'oscurità. E questo secondo me sta a significare molte cose. Cioè il mondo di Arceus nell'ottica di Giratina è quello vecchio, e l'ottica di Giratina qual è? Quella del mondo distorto, che quindi è quello nuovo. Il mondo dei giganti è altro. Tu hai fatto la metafora del paradiso, io tenderei a fare la metafora proprio del caos primordiale, ciò che precedeva la creazione in tutte le mitologie che poi conosciamo. Abbiamo parlato di Arceus, non possiamo che non parlare di Pokémon Spada e Scudo. Chi sono Zacian e Zamazenta? Allora, io e te abbiamo scritto due testi alla fine, perché anche il mio video è un testo, cioè un copione intero che tengo nascosto come fosse una reliquia. E abbiamo su Zacian e Zamazenta, almeno, due visioni molto simili, se non identiche, cioè entrambi li consideriamo araldi in un certo senso di Arceus. Io nel mio video alla fine li avevo collegati comunque ai guerrieri lupo della mitologia nordica, che sono considerati proprio gli araldi di Odino, e quindi li ho interpretati come un esercito. Voi come gli araldi, ma siamo più o meno lì. Secondo me il punto davvero da discutere, perché è qui che abbiamo davvero due visioni differenti ed è qui che probabilmente si diramano in un certo senso le nostre teorie, ricade su Eternatus. Esatto. Chi è Eternatus? Eternatus, secondo te, come ho visto su molti tuoi video, è un gigante. Noi abbiamo una visione diversa. Partiamo dall'inizio. I giganti, prima di tutto, non è uno solo, ma ce n'è uno per ogni tipo, escluso il normale. Quindi sono 17 giganti. I giganti, quando crearono Arceus, gli diedero tutti i loro poteri. Cioè Arceus poteva mutare tipo quando gli pareva e piaceva. Appena accorti dell'errore, i giganti iniziarono ad attaccare Arceus, appunto. Questa battaglia però portò a gravissime conseguenze e appunto alla creazione del mondo Pokémon da parte di Arceus. Arceus però perse tanti dei suoi poteri. Infatti perse la possibilità di mutare tipo a suo piacimento, ma riuscì ad ottenere il possesso delle lastre. Nelle lastre ci infuse il potere che aveva prima della battaglia. Grazie alle lastre, adesso Arceus può assumere un determinato tipo. Vedi, però, secondo me è un po' qua che le nostre teorie prendono due direzioni diverse, perché tu sostieni che all'origine Arceus possedesse il potere delle lastre e che poi l'abbia, per così dire, in un certo senso perso all'interno di un conflitto. Io invece ho sostenuto, al contrario, che le lastre fossero una prerogativa dei giganti, cioè che ogni gigante possedesse le sue lastre specifiche e che Arceus, nello sconfiggere i giganti, abbia in realtà ottenuto il potere di cambiare tipo assumendo le lastre. Quindi qua c'è proprio una divergenza che sta, secondo me, tanto nell'interpretazione che si dà della frase su cui si basa tutto ciò, che è la frase contenuta nella seconda lastra di Arceus, che recita una roba del tipo: questa lastra è infusa del potere di giganti sconfitti. Il punto è questo, no? Le lastre sono infuse di un potere che i giganti possiedevano in precedenza e che quindi hanno trasmesso ad Arceus, e quindi in realtà il potere all'interno delle lastre è di base il potere dei giganti, che è stato dato ad Arceus in un certo senso prima di quel conflitto, oppure è un potere che Arceus ha ottenuto proprio in grazia a quel conflitto? Esatto, infatti poi da lì ci stacchiamo totalmente e andiamo a parlare di Eternatus. Eternatus, il Pokémon malvagio. Nessun Pokémon è malvagio. I malvagi sono altri, di cui parleremo dopo. Però Eternatus non è un gigante, secondo Pokémuki, appunto, ma è un araldo dei giganti, un po' come Zacian e Zamazenta. Ecco, però, proprio a riguardo di questi Pokémon malvagi è il nostro terzo punto, perché io ovviamente so, perché ho letto i vostri articoli, chi sono, e quindi ti chiedo, proprio in virtù di tutto ciò, le ultra creature in tutto ciò che ruolo hanno? Perché io le ho un po' declassate, se così vogliamo, a comunque creature dell'ordine, creature generate da Arceus e che vivono in mondi tutto sommato ordinati, poi parleremo anche di quello, mentre invece voi avete una visione da questo punto di vista totalmente diversa, che secondo me ha origine in quel discorso originario in cui ci ingarbugliamo entrambi all'inizio delle nostre teorie. Quindi spiegaci che cos'è un'ultra creatura, come la vedete voi, perché poi dopo ci permetterà anche di collegarci al quarto punto, ossia, già lo diciamo, gli unknown. Allora, quindi, chi sono le ultra creature fondamentalmente? Le ultra creature sono dei Pokémon, ok? Ma come sono Pokémon anche Bulbasaur, Charmander, sono tutti Pokémon fondamentalmente. Ma qui differiscono, sono dei Pokémon malvagi, appunto, come lo è Eternatus. Chiariamo però questa malvagità, perché potrebbe essere interpretata, secondo me, in maniera troppo negativa dalle persone. Cioè, cosa intendete voi per malvagi? Perché malvagità potrebbe essere una malvagità per volontà oppure una malvagità fisiologica.
Esatto, loro hanno una malvagità fisiologica interna, cioè sono state create con un unico scopo: distruggere il mondo creato da Arceus. Da chi sono state create? Dai creatori di Arceus, i giganti, appunto. Come distruggono questo mondo? Praticamente tramite la loro fisiologia, proprio come un Guzzlord, appunto, come abbiamo visto su Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna, distrugge appunto il mondo. Gli ultramondi, cosa sono gli ultramondi, quindi? Ecco, questa era un'altra cosa che volevo chiederti: cos'è un ultramondo a questo punto? Perché le ultra creature vengono dagli ultramondi e non vengono direttamente dal mondo dove noi giochiamo fondamentalmente? Perché gli ultramondi sono dei mondi creati da Arceus prima della creazione del mondo dove sono prosperati i Pokémon, con piccoli errori che permettono appunto ai giganti di poter insinuare delle loro creature all'interno di questi mondi. Quindi tu dici che gli ultramondi sono comunque creazioni di Arceus, quindi comunque risentono del suo ordine. Infatti abbiamo le unità di spazio e tempo per misurare la lontananza che questi ultramondi hanno nei confronti del nostro, ma che siano stati, per così dire, conquistati, ho capito bene? Esatto. Ma qual è la differenza tra ultra creature e Sorgaleo e Lunala, fondamentalmente? Fondamentalmente anche Sorgaleo e Lunala sono ultra creature, però per colpa di errori che hanno commesso i giganti, perché sono un po' recidivi a questo punto, queste ultra creature sono riuscite a diventare Pokémon fondamentalmente, cioè ad amare il mondo creato da Arceus. Ma quindi chi è Arceus? Arceus è la prima ultra creatura. Cioè tu intendi prima ultra creatura nel senso di prima creazione vivente dei giganti? Esatto, in un certo perché senso. Le ultra creature sono le creazioni dei giganti. Quindi tu mi dici l'ultra creatura Arceus è un'ultra creatura difettosa. L'ultra creatura Arceus è la un'ultra più creatura difettosa di tutte. È un'ultra, esatto, è un'ultra creatura che è stata creata con l'intento di creare un mondo dei giganti, ma che si è ribellata ai giganti. Volevo chiederti una cosa, che in realtà ti ho già chiesto, perché questa è la seconda registrazione, riguardo al concetto di volontà di un'ultra creatura, perché, come tu già sai, la volontà è una creazione di Arceus. La volontà risiede in Azelf, che è alle origini del mondo Pokémon. E quindi ti chiedo, se Arceus crea la volontà, come si spiega che un'ultra creatura creata dai giganti, che quindi non sono Arceus, possa avere la forza di volontà per poi ribellarsi? Perché appunto, come è successo per Arceus, è successo anche per esempio per Cartana. Le ultra creature che abbiamo visto su Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna e Sole e Luna sono fondamentalmente degli esperimenti dei giganti per vedere come poter entrare nel mondo di Arceus. Sì, però il discorso era riguardo ad Arceus, no? Quindi tu prima hai detto questa volontà che Arceus poi ha messo in giro nel mondo, Arceus già la possedeva. Quindi tu mi stai dicendo che in realtà la volontà è un qualcosa che proviene in un certo senso dai giganti. Giganti, e quindi in questo modo si spiega. Tutto ciò che è nel mondo Pokémon proviene dai giganti. Quindi tu in un certo senso dici la volontà è comunque una creazione dei giganti, ma che i giganti non hanno voluto inserire, quindi la volontà è un errore. Se tu mi dici che Arceus è un'ultra creatura sbagliata, quello sbaglio deve essere la volontà, perché è grazie alla volontà che Arceus è riuscito a ribellarsi. Diciamo, non solo la volontà, tutte le emozioni. Lo spirito, la tutte conoscenza. Esatto, sì, esatto. I giganti hanno sbagliato poiché non conoscevano appunto la forza delle emozioni. Sappiamo che Pokémon è un brand che cerca di formare anche ragazzi, appunto. Con cosa si formi di più ragazzi? Con la forza delle emozioni. Abbiamo parlato delle ultra creature, ma c'è un'ultra creatura che è stata rivelata recentemente da The Pokémon Company. Esatto, e io penso che molti non lo sappiano. Questo, molti non sanno probabilmente che gli unknown sono considerati canonicamente, e non è una teoria, quindi è canonico, delle ultra creature. E quindi concludiamo questo video, questa discussione molto interessante su delle teorie anche divergenti, ma che possono convergere in una discussione che poi sia propositiva per migliorare tutti insieme, con un teaser tanto di un mio video che uscirà a breve, quanto di un vostro articolo che probabilmente avremo. Esatto, appunto parleremo dei remake di quarta generazione. Però ecco, questo, gli unknown e il legame che hanno con Arceus. È un legame profondo, è un legame che dalla quarta generazione si è voluto instaurare. E io penso, do il mio teaser, poi tu se vuoi darai il tuo, che proprio il fatto che Arceus sia legato agli unknown lega non solo il linguaggio unknown al linguaggio di Dio, e quindi alla parola rivelatrice, parlando un po' in termini cristiani se proprio vogliamo, ma siccome questo alfabeto unknown è un alfabeto latino, quindi prettamente occidentale nel
nella sua cultura. Ecco, io credo che questa cosa, cioè il legame Archeus Unknown, ci permetta proprio di parlare di non solo di mito nordico, ma anche, come avete fatto voi in più articoli, di mito greco, quindi di mito occidentale, di cultura occidentale. Spesso le critiche che si fanno alle teorie nordiche è: Pokémon è un brand giapponese. Però secondo me, con l'aver fatto un alfabeto in lingua latina, Pokémon ha voluto dare un'ulteriore finestra di apertura per quanto riguarda l'ispirazione di Archeus, che non è solo ispirato al mito shintoista, ma in un modo o nell'altro si collega alla cultura occidentale. E proprio questo potrebbe essere, a mio avviso, il fondamento di tutto quello che diciamo. Però non vado oltre, perché se vado oltre spoilerò troppo. Se vuoi aggiungere qualcosa, aggiungi, poi chiudiamo. Semplicemente sono d'accordissimo con tutto quello che hai detto. Diciamo che l'unica cosa che posso aggiungere è che, appunto, l'alfabeto latino si collega molto ai romani. Pokémon, spada e scudo si collegano molto ai gladiatori. È tanta cultura occidentale, sono d'accordo. E l'idea che Galar la riporti così in auge, secondo me, è particolarmente convincente da quel punto di vista. Quindi, bella, è stata davvero una bellissima chiacchierata. Io spero che sia stata gradevole anche per chi ci ha seguito a casa. Grazie mille, perché è davvero bello discutere di teorie in compagnia. Ed è davvero bello, soprattutto, riuscire, nonostante non si sia d'accordo su alcune cose, perché con noi è così, ad avere un dialogo costruttivo che poi, voglio dire, no, migliora entrambe le teorie in un certo senso, perché in entrambi i casi si danno spunti, si fanno critiche e magari in futuro potremo aggiustare le cose proprio grazie a questa chiacchierata. Quindi è stato davvero un piacere. Bene ragazzi, direi che il video può dichiararsi concluso. Io spero che vi sia piaciuto. Se così, vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Mi raccomando, passate da Pokemuki in descrizione per ricevere ulteriori aggiornamenti e approfondimenti sulle teorie. Per il resto vi ricordo, come al solito, i social e la campanella. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video. Oh.